Possiamo iniziare? Bene, buonasera a tutti, grazie ai presenti per essere qui. Io sono particolarmente felice, in quanto socio da alcuni anni di Amnesty, di poter aprire questa conferenza stampa che sarà incentrata sulla pena di morte. Io faccio un brevissimo preambolo perché farò una riflessione che è banale, è scontata, però ci tengo a farla per magari i giovanissimi che spero che ci seguono in streaming o ci vedranno registrati nei prossimi giorni, che magari non hanno fatto un piccolo ragionamento, perché una persona potrebbe approcciarsi alla materia dicendo: ma a me tutto sommato cosa interessa della pena di morte, più in generale cosa interessa del mancato rispetto dei diritti umani che avvengono magari in paesi che sono a migliaia di chilometri di distanza, tutto sommato io posso interessarmi, posso limitarmi al mio paese. Beh, io voglio dire che, a parte l'ovvissimo motivo etico, morale, per cui una persona dovrebbe dire: non voglio che ci sia la pena di morte, non voglio che ci sia in generale una mancanza di rispetto dei diritti umani basilari, possiamo metterla anche semplicemente dal punto di vista economico. Perché se io ho un paese in cui i diritti umani basilari non vengono rispettati, inevitabilmente avrò una classe di lavoratori che è sfruttata, sottopagata, mal pagata, senza tutele, e questo di conseguenza comporta che avremo in quei paesi la delocalizzazione delle nostre imprese e in generale avremo una concorrenza spietata, feroce, perché il costo della manodopera appunto è molto basso. Non è un caso che in molti paesi che ci fanno una concorrenza spietata il rispetto dei diritti umani basilari non c'è. Non è un caso che in molti di questi paesi i sindacalisti vengono minacciati, feriti, uccisi, perché stanno cercando semplicemente di fare il loro lavoro e quindi di tutelare i lavoratori e in generale di alzare il livello delle retribuzioni. Quindi una consistentissima fetta e responsabilità della crisi economica globale è dovuta al mancato rispetto dei diritti umani. E quindi la situazione di crisi nella quale anche l'Italia si trova è dovuta anche a questo. Quindi parlare di rispetto di diritti umani non è semplicemente per una questione di afflato umanitario, ma è anche un discorso meramente economico-industriale. Se vogliamo tornare ad avere una concorrenza legittima e non privilegiata per alcuni paesi, bisogna che tutti i paesi abbiano dei diritti umani tutelati. La coda di questa situazione noi la troviamo come Italia con l'immigrazione clandestina, perché abbiamo una posizione proprio logistico-geografica che ci rende particolarmente oggetto passivo di un flusso migratorio costante, ma questa è semplicemente la conseguenza ultima di persone che fuggono perché non hanno rispetto dei loro diritti basilari umani nei paesi d'origine. Allora io concludo appellandomi a tutti quelli che ci ascoltano in diretta o nei prossimi giorni a firmare gli appelli che ci sono online nel sito di Amnesty International. È un gesto che porta via pochissimi minuti, ma che fa una differenza enorme. Molte persone credono che firmare questi appelli serva a pochissimo, perché lo vedono come un atto intangibile e comunque dicono: ma sì, ma cosa vuoi che gli importi ai potenti se io firmo un appello, mando una lettera, un fax? I potenti probabilmente non si interessano di questa mia protesta. Beh, non è assolutamente vero, la storia di Amnesty dimostra che non è assolutamente vero, quindi poi il Presidente, gli altri daranno dei numeri, delle cifre che dimostrano come semplicemente scrivendo lettere, e adesso abbiamo il mezzo elettronico, email, petizioni online, le cose cambiano. E come? Perché i potenti saranno sì anche potenti, ma molto spesso sono vigliacchi. Molto spesso sono vigliacchi, e quando si accorgono che le loro malefatte non sono più segrete, ma sono di dominio pubblico, allora cambiano l'atteggiamento. Perché un conto è fare qualcosa che rimane nella propria cerchia di fedelissimi e non esce dal palazzo. Un conto è quando abbiamo il mondo intero che dice: caro presidente, caro generale, caro ministro, sappiamo quello che stai facendo, non ci va bene, correggi il tuo modo di fare. Allora a quel punto i risultati si ottengono, e come?
Quindi io mi appello a tutti i cittadini, giovani, vecchi, adulti, firmate questi appelli, vi costa zero, non dovete nemmeno pagare il francobollo, una volta si spedivano le lettere col francobollo, non dovete nemmeno sprecare inchiostro, ma è un gesto che fa una differenza enorme. Proprio in questo è un caso di dire che è un gesto che può fare la differenza tra la vita e la morte di qualcuno. Bene, io vi ringrazio e passo la parola immediatamente al presidente che ho l'onore di conoscere oggi, Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International. Grazie, io innanzitutto voglio ringraziare il senatore Girotto che ha reso possibile questo incontro. Il mio compito oggi credo che sia soprattutto quello di illustrare brevemente i dati recenti sulla pena di morte nel mondo di Amnesty International, quale premessa informativa delle considerazioni che poi potranno essere svolte da tutti noi. In particolare ringrazio tutti gli altri presenti a questo tavolo per aver dato la loro disponibilità ad essere presenti a questo incontro. E poi dirò molto brevemente qualcosa sul tema della moratoria, il tema della moratoria che sarà oggetto anche quest'anno di una proposta di risoluzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ora, nel 2013 purtroppo c'è stato un aumento complessivo delle esecuzioni capitali nel mondo, anche tenendo conto del fatto che il numero delle esecuzioni capitali in Cina non è noto, non possiamo fare una valutazione precisa perché sono coperte da un segreto di Stato. Questo dato tendenzialmente negativo è dovuto principalmente all'aumento delle esecuzioni in Iran e in Iraq. In Iran sono state registrate da Amnesty International 369 esecuzioni capitali. Dico registrate perché in realtà fonti attendibili parlano di un numero notevolmente superiore. Iran e Iraq poi sono stati, diciamo, affiancati da un numero in realtà molto piccolo di stati in cui si concentrano buona parte delle esecuzioni. Il numero di quest'anno è 778 esecuzioni, esclusa la Cina, contro le 682 del 2012, corrispondente a circa un 15% in più. L'Arabia Saudita è al quarto posto, dopo la Cina, l'Iran e l'Iraq, in cui abbiamo registrato 169 esecuzioni. In Arabia Saudita sono 79 e poi subito dopo ci sono gli Stati Uniti con 39 esecuzioni quest'anno, qualcuna di meno quest'anno inteso come 2013, qualcuno di meno del 2012, e poi al sesto posto c'è la Somalia con 34 esecuzioni. Sono questi stati in sostanza da cui dipende, diciamo, buona parte del numero delle esecuzioni nel mondo. Abbiamo un'infografica preparata da Amnesty International che segnala questo dato. Poi vi farò vedere anche l'evoluzione dei dati sulla pena di morte negli ultimi decenni, perché sono particolarmente significativi. Dicevo che nel 2013 le esecuzioni sono avvenute in 22 paesi, buona parte nei paesi che ho citato, ma anche in alcuni altri paesi, rispetto ai 21 del 2012. Indonesia, Kuwait, Nigeria e Vietnam hanno ripristinato l'uso della pena di morte. In alcuni altri paesi però c'è stata un'evoluzione di segno contrario. Mi riferisco alla Bielorussia, ed è significativo perché in tal modo si può dire che per la prima volta dal 2009, se non erro, nell'area europea e dell'Asia centrale non ci sono state esecuzioni capitali, quindi la Bielorussia non ha eseguito condanne a morte nel 2013, così come gli Emirati Arabi Uniti, il Gambia e il Pakistan. Provando a scomporre un po' questi dati per regione del mondo, ed è abbastanza significativo,
In Medio Oriente ovviamente la parte del leone la fanno i paesi che ho citato, cioè l'Iran, l'Iraq e l'Arabia Saudita, che escludendo sempre la Cina totalizzano l'80% delle esecuzioni capitali nel mondo. Ci sono stati anche alcuni timidi progressi negli Emirati Arabi Uniti, che dicevo non hanno eseguito condanne a morte, in Yemen, dove da qualche anno c'è una discesa nel numero delle esecuzioni capitali. In tutta l'Africa subsahariana, sono tanti stati, solo 5 stati hanno eseguito condanne a morte: Botswana, Nigeria, Somalia, Sudan e Sud Sudan. E diversi altri stati invece hanno registrato degli sviluppi positivi, almeno sul piano della legislazione interna e quindi del percorso verso, in direzione dell'abolizione totale. E tra questi il Benin, il Ghana e la Sierra Leone. In tutto il continente americano solo gli Stati Uniti hanno eseguito condanne a morte, e anche questo evidentemente è un dato significativo. Vi dicevo, sono in leggera diminuzione, da 43 a 39, il 41% delle esecuzioni capitali negli Stati Uniti avvengono in Texas, che da solo rappresenta uno degli stati, per così dire, mantenitori più significativi. Diversi stati caraibici, anche questo è uno sviluppo positivo, diciamo in controtendenza rispetto al dato negativo che vi ho dato in apertura, diversi stati caraibici per la prima volta dagli anni 80 hanno svuotato i loro bracci della morte. In Asia, Vietnam e Indonesia, dicevo, hanno ripreso le esecuzioni. La Cina continua a mettere a morte persone nell'ordine delle migliaia, ma non abbiamo proprio un dato realistico. Un dato positivo è quello di Singapore, che è uno stato che nel 2013 non ha eseguito condanne a morte, e poi tutta l'area del Pacifico è libera dalla pena di morte, un po' come l'Europa in qualche modo. Infine, in Europa non ci sono state esecuzioni capitali, neppure in Bielorussia nel corso del 2013. Questi dati negativi nel breve periodo non cancellano un dato positivo importante, che è quello sull'arco di 30 anni o anche qualcosa di più, che riguarda il trend generale nella direzione dell'abolizione. Nel 30 anni fa, circa, intorno al 1980, quando Amnesty tra l'altro lanciava una delle sue prime grandi campagne contro la pena di morte, 37 paesi avevano eseguito condanne a morte. Nel 2004 25, e l'anno scorso, nonostante questo piccolo passo indietro, sono 22. Un altro dato, e poi la finisco con i dati perché sennò vi annoio, ma mi sembra che sia importante conoscere anche i fatti. Un ultimo dato: nell'ultimo quinquennio, quindi negli ultimi 5 anni, soltanto 9 paesi hanno regolarmente, cioè anno dopo anno, tutti gli anni, eseguito condanne a morte. Quindi, diciamo, il numero delle esecuzioni è ancora evidentemente troppo alto dal nostro punto di vista, però si concentrano in un numero estremamente limitato di stati, e il trend di lungo periodo è comunque non viene seriamente, diciamo, messo in discussione dal dato del 2013. Ad integrazione di questi dati sui paesi, vi dico che i metodi comprendono un po' tutti quelli che possiamo immaginare, dalla decapitazione alle scosse elettriche, alla fucilazione, all'iniezione letale, evidentemente, che è in uso, ha un uso generalizzato negli Stati Uniti, l'impiccagione. In alcuni paesi ci sono ancora le esecuzioni pubbliche, vale per l'Arabia Saudita, la Corea del Nord, l'Iran, la Somalia, sono tutti paesi in cui le esecuzioni capitali avvengono in piazza. Per quanto riguarda i reati c'è un altro dato importante: molti reati non sono reati con conseguenze letali. Voi sapete che il diritto internazionale, pur non potendo vietare la pena di morte tout court, perché esistono ancora molti paesi mantenitori, introduce una serie di limiti, e tra questi limiti vi è quello relativo alla gravità del reato, che tende ad essere inteso come solo i reati che prevedono
che hanno conseguenze di tipo letale. Ebbene, in diversi stati la pena di morte è stata usata per reati economici, per fatti che non dovrebbero neanche essere reato, l'adulterio, la blasfemia, e quindi diciamo c'è un elemento aggravante da questo punto di vista. E poi ci sono stati in cui la pena di morte è prevista per reati politici definiti in termini terribilmente vaghi, per cui è un modo in sostanza per sbarazzarsi del dissenso vero o presunto. Questi sono i fatti, diciamo, da cui partire, ed è anche la premessa, io credo, per valutare qualunque iniziativa che potrà essere presa in vista dell'abolizione totale della pena di morte. Io ricordo che tanti anni fa ci si domandava se la pena di morte sarebbe stata mai abolita nel mondo. Oggi, a qualche decennio di distanza, ci si può domandare quando, si può dissentire, diciamo, sui tempi entro i quali questo obiettivo sarà raggiunto. Però non c'è probabilmente alcun dubbio sul fatto che nell'arco di qualche decennio la pena di morte sarà, almeno spero, di non essere smentito, un fenomeno del passato. L'Italia, per passare all'altro tema, come è noto, è tradizionalmente un paese attivo nel promuovere l'abolizione della pena di morte, grazie anche all'attivismo di alcune parti della società civile italiana. Sono diversi anni che è in prima fila nel promuovere una risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali in seno alle Nazioni Unite, e recentemente ha confermato il proprio impegno prioritario sul tema della pena di morte, soprattutto in occasione della prossima presidenza di turno dell'Unione Europea. Io, senza portare via altro tempo agli altri, vorrei dire ancora due cose, rivolgendomi in modo particolare ai parlamentari che sono presenti. La prima è che abbiamo saputo che l'obiettivo di quest'anno per quanto riguarda la risoluzione sulla moratoria è tutto sommato poco ambizioso. Non so se sia vero, ma ci è stato comunicato che il governo italiano sarebbe orientato ad accontentarsi dell'approvazione di un testo analogo a quello dello scorso anno e con gli stessi voti a favore. Amnesty International ritiene che si possa fare qualcosa di più e stimolerà per quanto possibile il governo italiano, ma anche in sede europea gli altri governi dell'Unione, a tentare di fare qualcosa di più, sia in termini di contenuto del testo della risoluzione, sia dal punto di vista del sostegno che si può raccogliere attorno a questo testo. L'altra considerazione, diciamo, che ha carattere più generale e che è una considerazione che facciamo ormai da diversi anni, cioè che l'impegno abolizionista di un paese non può ridursi al lavoro finalizzato all'adozione una volta l'anno di una risoluzione in sede ONU. Più in generale non ci si può limitare all'azione in sede multilaterale. Come tutte le battaglie per i diritti umani, anche la battaglia per la pena di morte deve avere una forte componente anche nell'ambito delle relazioni bilaterali del nostro Paese. Su questo devo dire che abbiamo finora sempre incontrato molte resistenze da parte di governi diversi, eppure sarebbe fondamentale sia in termini di efficacia che in termini anche proprio di coerenza e dunque di credibilità del nostro governo sul piano internazionale, che la questione della pena di morte fosse sollevata più spesso di quanto non avvenga anche nell'ambito dei colloqui bilaterali con altri governi. Speriamo, non abbiamo ancora visto alcun segnale di cambiamento, di soluzione, di continuità rispetto a questo punto, ma speriamo evidentemente di essere smentiti presto. Grazie. Grazie al Presidente di Amnesty International, Antonio Marchesi. Do la parola a Mario Marazziti, deputato onorevole, da sempre attivo in queste battaglie. Allora, grazie di questo invito. Amnesty International ci ha
abituati ad avere dati significativi ogni anno come elemento di riflessione, è uno dei due rapporti che fanno un po' ogni anno il punto assieme a quello di Nessuno Tocchi Caino e ci aiutano a capire le proporzioni di quello di cui parliamo. Io intervengo oggi con grande piacere per un rapporto storico di amicizia con Amnesty International perché nella mia vita non solo precedente ma anche quella attuale, quindi non solo come parlamentare ma con la comunità di Sant'Egidio, un pezzo della mia vita è stato ed è quello di lavorare all'abolizione della pena di morte a livello mondiale e poi perché oggi ricopro l'incarico di presidente del Comitato dei Diritti Umani della Camera e come tale ho anche promosso un gruppo interparlamentare, quindi ci sono 160 deputati e senatori che hanno aderito a questo intergruppo che non si riunisce spesso probabilmente perché la sintonia è tale che non ce la fa neanche a raccontarsi tutte le cose che fa. Cioè, è un paradosso perché è un gruppo fortemente coeso di gente molto motivata ed è tale la mole di interventi su questo tema qui che a volte non, a causa dei lavori parlamentari e della differenza dei calendari confusi sovrapposti, a volte caotici di Camera e Senato, tanto che a parte la riforma del Senato o della Camera andranno rivisti almeno i regolamenti perché si possa lavorare più efficacemente, bene, per questi motivi non ci raccontiamo sempre tutte le cose che facciamo, però la prima notizia che vi do è che effettivamente con la Commissione Esteri della Camera, per esempio all'unanimità, quindi ha approvato alcuni mesi fa una risoluzione che impegna il governo italiano in maniera più precisa su una serie di terreni a mantenere una certa leadership di iniziativa internazionale, ma al tempo stesso indicando anche alcuni terreni specifici su cui lavorare di più, non solo il discorso della risoluzione ONU, ma anche quella di favorire, sostenere coalizioni regionali contro la pena di morte per aiutare pezzi della società civile e pezzi della leadership politica di questi paesi a per esempio Medio Oriente, Nord Mediterraneo, Caraibi come focus, paesi focus group dove sembra più possibile avere una incidenza, cioè in questo senso il fatto che alcuni paesi caraibici che quest'anno non hanno fatto esecuzioni o hanno svuotato i bracci della morte, in qualche misura si inserisce in questo sforzo di accompagnamento dove il tema della sicurezza, che in quei paesi è pazzesco, della violenza diffusa, e il tema della pena di morte possano essere parte di un tipo di collaborazione, sinergia tra Unione Europea o Italia e quei paesi e quelle aree regionali. E l'altro livello è quello di aiutare a promuovere gruppi di parlamentari contro la pena di morte anche in paesi retenzionisti, cioè in paesi che hanno la pena capitale. In questo senso segnalo fattori positivi come la nascita del gruppo di parlamentari contro la pena di morte in Marocco, Libano e diciamo questo percorso è un percorso che a mio parere è un nuovo livello di possibile maggiore impatto del movimento mondiale per favorire l'abolizione della pena di morte a livello internazionale. Cioè io vi cerco di essere breve, ma secondo me quello che diceva giustamente Antonio Marchesi, cioè il cambiamento degli ultimi 30 anni, cioè se poi addirittura guardiamo la metà degli anni 70, conferenza di Helsinki, il primo incontro tra Oriente e Occidente dell'Europa, diciamo, senza muro, diciamo, c'era ancora, ma era la prima grande conferenza pan-europea, in quel momento lì i paesi che nel mondo avevano abolito la pena di morte erano 23. E era così da circa 2000 anni.
E da allora, oggi noi possiamo dire che i paesi che hanno abolito o che non usano la pena di morte sono più di 150, di fatto o per legge. Quindi in ogni caso potete capire l'incredibile accelerazione degli ultimi 40 anni. Questo è un fatto epocale. E questo lo dico proprio per chi non sa bene i termini, magari per la prima volta, grazie a questo streaming, nei prossimi giorni avrà la possibilità di entrare meglio in questo problema qua. Allora, c'è una grande trasformazione del mondo in questo senso. È dovuta, a, secondo me, a vari fattori, cioè che negli ultimi decenni, in particolare negli ultimi 20 anni e negli ultimi 10, si è creata una grande sinergia tra istituzioni internazionali, quindi abbiamo ONU, abbiamo Unione Europea, cioè livelli internazionali di paesi o di raccordo tra paesi, quindi trattati internazionali, società civile, grandi ONG, quindi abbiamo nominato, solo per fare degli esempi, Nessuno Chicaino, Amnesty International, la Comunità di Sant'Egidio, a livello globale e mondiale. Quindi questo rapporto tra società civile, istituzioni, paesi, il ruolo dell'Europa, l'Europa che l'ha messa al centro, dentro la carta del DNA europeo. E l'inizio di collegamento tra abolizionisti, per esempio, non solo regionali, cioè per decenni il movimento abolizionista americano è stato totalmente diviso all'interno e totalmente separato dal movimento abolizionista del resto del mondo, convinto di una specificità che non era tale. Questo ha indebolito a lungo tutto quel movimento. E poi a lungo c'è stato il movimento che era diviso sul tema o moratoria o abolizione. Allora, tutti questi fattori negli ultimi 10-20 anni sono andati a lavorare sempre più insieme, e in questo senso qui io credo che oggi siamo a una massa critica importante, dove il livello dei parlamenti e non solo dei governi può aggiungere un ultimo tassello di maggiorazione dell'efficacia del lavoro. In questa situazione qui io volevo solo dire un paio di cose e passare la parola agli altri. Tra i fattori positivi, cioè è stato detto da Marchesi, dice noi dobbiamo lavorare non solo a livello multilaterale ma anche bilaterale. Io credo che sicuramente nel lavoro di lobbying internazionale sia fondamentale il lavoro bilaterale. Lo dico non da esperienza parlamentare, lo dico dall'altra parte, dall'esperienza della Comunità di Sant'Egidio. Penso a abolizioni come in Gabon, Mongolia, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan. Faccio solo alcuni esempi. Il ruolo del rapporto bilaterale, a volte di più ONG su un paese, a volte addirittura di una sola, perché in alcuni casi è stata di una sola, e ha avuto un impatto diretto, come la conferenza internazionale dei ministri della giustizia che ormai da alcuni anni avviene qui a Roma, 20-25 ministri, retenzionisti e abolizionisti, i paesi tutti e due, costituisce un mix in cui si avviano dei percorsi di accompagnamento legislativo nell'opinione pubblica, parlamentare, a livello di leadership per l'abolizione in alcuni paesi. Cioè spesso, quindi il discorso bilaterale, non solo a livello di governo, ma anche a livello di Parlamento e a livello di società civile e di esperti, giudici della Corte Costituzionale e così via, di fatto, siccome l'abolizione in un paese o la moratoria per legge è un punto d'arrivo che deve rispondere a diversi problemi, cioè a volte è perché l'opinione pubblica è cambiata e allora cambia la legge, a volte è perché il leader cambia e cambia la legge e poi si adegua spesso l'opinione pubblica. Cioè la storia recente ci dimostra che non c'è un solo modo di arrivare all'abolizione. Allora, proprio per questo, perché è una strategia multilaterale, multitrack, in realtà io credo che in questo momento storico sia estremamente importante la sinergia tra società civile, ONG,
parlamenti, governi, e non c'è una strategia, una sola vincente, ma sicuramente il uno a uno, l'accompagnamento diretto, anche in paesi che sembrano impossibili per l'abolizione, a volte si rivela decisivo, cioè perché in un paese non aboliscono perché dicono ma l'opinione pubblica è contraria. Se tu li accompagni e gli dimostri che il 70% dei paesi l'ha abolito non perché l'opinione pubblica era favorevole, già ci si può rassicurare. Se poi lo accompagni in altro modo, nel percorso legislativo e così via, è un altro modo. Oppure, al contrario, è sostenere a livello di governi la ratifica del protocollo opzionale della seconda second optional protocol on covenant civil and human political rights. Sono 78 i paesi che l'hanno ratificata, è l'unico strumento mondiale vincolante per l'abolizione, mentre sono molto di più i paesi che hanno di fatto abolito o l'hanno abolita per legge. Allora, in questo percorso qui io concludo dicendo che mi sembra ci siano dei fatti positivi. È molto positivo a mio parere negli ultimi anni, per esempio, la Chiesa Cattolica, prima in maniera pratica con Giovanni Paolo II, con Benedetto XVI ci sono stati due interventi molto diretti dicendo occorre fare di tutto per eradicare la pena capitale, e poi nel documento finale del Sinodo Africano c'è un punto che parla dell'abolizione della pena di morte. È un pochino parte della lobby, del lobbying che ho potuto vivere più direttamente, era il mio mondo, è stato in occasione anche di incontri con la Comunità di Sant'Egidio, ma questo credo che diventi un fatto significativo e utile a livello internazionale, nel coro internazionale. Punti dolenti in questo momento, io direi che c'è un punto dolente che si chiama Egitto. Noi abbiamo avuto la più clamorosa, più grave sentenza di pena capitale non più di 23 settimane fa, più di 500 condanne a morte in un solo processo che ha durato solo due udienze, di cui la seconda udienza non c'era ammessa né la difesa né gli imputati, e c'è un secondo processo che riguarda altre 700 persone, quindi è un discorso contro i fratelli musulmani che rischia di dare dei numeri giganteschi di condanne a morte. Ora non so quale sarà il prosieguo, ma direi che questo è un punto dove noi interverremo presso un paese amico che non ha in questo momento un governo eletto, quindi è un problema in più, però diciamo sicuramente è uno dei punti dolenti dove dobbiamo lavorare. L'altro punto interessante e dolente, dico, è il problema dell'Iran. Il problema dell'Iran, noi avremo qui un intervento importante, penso, ma il problema dell'Iran pone un problema nuovo, secondo me, il fatto che una parte delle esecuzioni sono legate ai reati per droga, e sul contrasto al traffico degli stupefacenti a livello mondiale c'è giustamente una forte cooperazione anche con l'Unione Europea. E quindi indirettamente l'Unione Europea, mentre serve a sconfiggere il narcotraffico a livello mondiale, indirettamente finisce per fornire materiali per l'utilizzo della pena capitale in Iran. Questa è una contraddizione che noi dobbiamo arrivare a risolvere. Devo dire che a volte si raggiungono risultati. Io, quando c'è stata l'Assemblea Generale dell'ONU, questa ultima che è in corso, e quindi la prima settimana a New York, e facevo parte appunto della delegazione di Senato e Camera che è stata l'Assemblea Generale, quando abbiamo avuto l'incontro bilaterale con il Pakistan, io ho chiesto se la moratoria di fatto che sembrava in crisi potesse essere confermata. Loro mi hanno risposto che avrebbero lavorato a questo, e mi ha colpito il fatto che due settimane dopo l'hanno confermata pubblicamente. Ora non so se è stato per quell'incontro, ma di certo è stato un elemento diretto nel nostro incontro con il Pakistan. C'è stata una risposta affermativa e c'è stata una risposta pubblica reale. Quindi io credo che oggi il movimento è maturo, e se riusciamo a lavorare insieme ai veri livelli, cioè con sinergia, io credo che
Anche la risoluzione all'ONU potrà avere qualche voto in più. Io credo che o si rafforza il testo e cerchiamo uno o due voti in più, o manteniamo il testo e possiamo aspirare a qualche voto in più, ma se puntiamo a rafforzare il testo non è facile raccogliere voti in più, perché siamo in questo momento a una certa maturità del numero dei voti, diciamo, matura, quindi però diciamo noi lavoreremo perché l'Italia dentro al coro degli sponsor e dei co-sponsor abbia una posizione molto pragmatica e molto forte. Ringraziamo Marazziti, Mario Marazziti, deputato, e la parola a un altro deputato, Umberto D'Ottavio, quindi a lei. Sì, molto brevemente, perché Marazziti ha già detto tutto praticamente. Anzi, guai se non ci fosse stato tutta questa diciamo quantità di informazioni su quello che si fa, soprattutto visto il titolo dell'incontro di oggi. Io devo dire che innanzitutto ringrazio Girotto per aver creato le condizioni perché si potesse fare questo incontro, ringrazio Amnesty per il lavoro che fa, è stato citato Nessuno Tocchi Caino, che guardate è importantissimo, perché io sono nella Commissione Istruzione e Cultura della Camera. Io, come dire, non ho motivi particolari, il mio impegno è non tornare indietro innanzitutto. Cioè, come dire, fare in modo che il livello culturale del nostro paese, che ha portato ad essere uno dei paesi, diciamo, più impegnati sul tema della pena di morte, ecco, non si torna indietro. E devo dire che da questo punto di vista, guardate, c'è molto da fare, molto da fare. Devo dire che alla Camera in questi mesi abbiamo parlato molto spesso di argomenti legati alla giustizia, ne abbiamo sentite di tutti i colori, no? Di tutti i colori. Quindi, come dire, da questo punto di vista, ripeto, nel ringraziare chi fa il lavoro come Amnesty, c'è bisogno anche di continuare a mantenere, diciamo così, un livello culturale. Perché guardate, noi viviamo in questa parte di mondo dove alcune cose, giustamente, per fortuna, vengono date per scontate. Per cui, come si diceva prima, come diceva il presidente di Amnesty prima, cioè alcune condanne a morte sono comminate in alcuni paesi per reati per i quali da noi, come dire, non sono nemmeno reati. Ora, io ho una mia opinione su questo argomento, cioè, come dire, il lavoro che si sta facendo è un lavoro che dovrebbe segnare praticamente il confine tra, non mi viene un'altra parola, tra civiltà e inciviltà, cioè i paesi che non hanno la condanna a morte sono più civili dei paesi che hanno la condanna a morte. Certo che se la condanna a morte rimane in alcuni paesi come gli Stati Uniti diventa un po' complicato. Allora bisogna assolutamente che questo lavoro vada avanti, perché altrimenti non c'è progresso nel mondo. Lo dicevi tu prima, Girotto, molto bene, cioè c'è dietro tutto anche un ragionamento rispetto alle condizioni generali delle persone che vivono in questo paese. Allora, per finire, io credo che i due argomenti che voi avete messo al centro, cioè il semestre europeo, è vero che l'Italia ha mantenuto, cioè nel programma dell'Italia presidente del semestre europeo luglio-dicembre 2014 c'è insistere su questo argomento, però faremo bene a partire da oggi, anche grazie a questo appuntamento, a dire che deve essere più forte e soprattutto fare in modo che questa forza non derivi semplicemente da un paese che si impegna, ma provare a immaginare che almeno su questi argomenti esiste l'Europa, perché come dire, altrimenti di cosa stiamo parlando? Ecco, cioè, l'altra questione è sulla vicenda dell'assemblea dell'ONU, della moratoria. Marazziti è stato chiarissimo su questo. Io credo che siamo in una fase della politica mondiale, come dire, molto complicata. Stanno avvenendo cose, appunto,
l'esempio dell'Egitto è clamoroso, ma per non andare in altri continenti, io vorrei anche solo fermarmi a quello che sta avvenendo nei rapporti tra in Russia, tutte vicende su cui secondo me sono dei grossi rischi di ritorno indietro. Noi dobbiamo insistere invece perché questa campagna, questa battaglia, questa prospettiva vada avanti. Il Presidente diceva nel giro di alcuni anni, sono convinto, di alcuni decenni tu hai detto, si possa considerare questa battaglia possibile affinché possa essere vinta. Ecco, dobbiamo insistere però, perché questa convinzione è una convinzione che deve essere supportata da risultati quotidiani che possono e debbono essere misurati, diciamo così, nel corso dell'azione che facciamo tutti i giorni. Grazie ancora per questo, per l'occasione che avete creato. Grazie Umberto D'Ottavio, e adesso abbiamo un altro rappresentante del Senato, Sergio Lo Giudice, quindi prego a lei. Grazie, io mi scuso per essere scappato via, ma avevo un voto per cui mi hanno precettato. Un voto o un voto? No, era un voto anche segreto, quindi bisognava assolutamente esserci. E quindi mi scuso anche per non aver ascoltato gli interventi precedenti e spero di non ripetere cose già dette. Intanto, rispetto al tema della pena di morte all'interno della politica estera italiana, io confido sul fatto che né un ministro degli esteri appena insediato, Federica Mogherini, saprà, come la sua storia insegna, fare di questo tema e in generale del tema della protezione, della tutela dei diritti umani nel mondo un carattere della sua azione di governo. Certo è che questo rappresenta un argomento assai spinoso, nel senso che gli Stati in generale, e l'Italia fra questi, hanno solitamente un atteggiamento molto timido rispetto a una scala di priorità e al conto in cui viene tenuto il rispetto dei diritti umani nei paesi con cui ci sono delle relazioni rispetto alle relazioni stesse, soprattutto se stiamo parlando di relazioni commerciali. E quindi, come dire, al di là della buona volontà del nostro nuovo ministro degli esteri, c'è da cambiare un clima a livello internazionale di relazione, soprattutto fra i paesi economicamente più rilevanti, quelli che potrebbero effettivamente magari insieme riuscire a porre in maniera più forte questi temi. Va da sé che è stato ricordato appena adesso, la presenza e mantenimento della pena di morte negli Stati Uniti d'America rappresenta un ostacolo molto molto forte perché si crei un clima positivo in questo senso, e quindi io credo che questo debba essere uno degli obiettivi più importanti. Perché se non si riesce a smontare questo aspetto, cioè il fatto che nel cuore dei paesi occidentali, nel cuore di quelle democrazie che pretendono di esportare diritti in altri paesi, ci sia una violazione così importante dei diritti umani fondamentali qual è il mantenimento della pena di morte, bene, se non riusciamo a smontare questa contraddizione, tutto il resto diventa più difficile. Anche la forza dei paesi europei verso gli altri diventa più difficile. A me è capitato in diverse occasioni, non sul tema specifico della pena di morte, ma in relazione a tematiche relative a diritti umani violati in altri paesi del mondo, di ricevere delle risposte da parte del ministro degli esteri, del precedente ministro degli esteri, a interrogazioni parlamentari dove con dovizia di particolari veniva descritto il ruolo dell'Italia soprattutto all'interno dell'Unione Europea per promuovere un'azione congiunta dell'Unione Europea in sede ONU e in sede di relazioni bilaterali per la promozione dei diritti umani e per quindi il mantenimento, diciamo, di questo tema laddove ci siano delle relazioni politiche, diplomatiche e commerciali. Però insomma sappiamo che la strada
È molto lunga. Due sole osservazioni volevo fare, anche perché immagino che durante la mia assenza, insomma, si sia detto tanto. Una riguarda noi. L'Italia ha abolito la pena di morte anche dal codice penale militare da molto tempo, ma c'è una riflessione in più che io credo noi dovremmo fare rispetto al nostro ordinamento penale per avere tutte le carte in regola per gestire poi una posizione forte di richiesta agli altri paesi di superamento della pena di morte. E mi riferisco alla questione dell'ergastolo, nel senso che la presenza nel nostro ordinamento della pena dell'ergastolo contrasta con una delle argomentazioni più forti di contrarietà alla pena di morte, ed è la perentorietà, la definitività di una pena che non può avere nessun tipo di intento rieducativo, ma diventa solo una pura sanzione, pura punizione, pura vendetta di Stato. Una riflessione sul superamento dell'ergastolo nel nostro ordinamento, che è un tema difficilissimo perché oggi va in contrasto con un'opinione pubblica che a mio giudizio confonde, anche perché la politica dice parole poco chiare su questo e non riesce, come dire, a promuovere poi un'idea forte, confonde la questione della certezza della pena con la questione di una pena che possa essere rieducativa, e quindi spesso la certezza della pena viene scambiata con la forza della pena, con la durezza della pena, invece si tratta di due elementi molto diversi fra di loro. La seconda cosa che volevo aggiungere infine è questa: sono entrato che quando il mio collega Ottavio citava un fatto, cioè dire che in altri paesi del mondo vengono puniti con la morte dei comportamenti che da noi non sono neanche reato. Allora volevo citare un tema di cui mi occupo spesso direttamente, che è il tema della condanna a morte delle persone omosessuali nel mondo. Ci sono 10 paesi nel mondo che o per leggi dello Stato, e mi riferisco allo Yemen, all'Iran, Mauritania, all'Arabia Saudita, il Sudan, gli Emirati Arabi Uniti, o perché pur non essendoci una legge dello Stato esistono poi tribunali islamici nel territorio del paese che comunque mettono in atto la Sharia, la Nigeria, la Somalia, l'Iraq, condannano a morte l'omosessualità, le persone omosessuali. In alcuni di questi paesi non c'è notizia in effetti di sentenze di morte nei confronti delle persone omosessuali, in altri sì, in particolare dall'Iran arrivano periodicamente notizie di uomini spesso molto giovani messi a morte, impiccati o lapidati. Quindi voglio dire, volevo sottolineare questo ulteriore aspetto perché per l'appunto il tema della pena di morte non solo riguarda il fatto in sé di comminare una pena disumana qual è quello della privazione della vita, ma il fatto che appunto venga messa in campo rispetto in certe situazioni, rispetto non solo a comportamenti che noi non condanneremmo a una pena così grave, ma anche addirittura per dei comportamenti che sono arbitrariamente considerati riprovevoli da condannare da parte di altri paesi, come dire, mette ancor più in rilievo l'inumanità di una pena in cui l'uomo si decide di ergersi a giudice supremo dell'altro uomo fino ad arrogarsi il potere della vita e della morte. Grazie, do la parola adesso a Elisabetta Zamparutti, che è la tesoriera di Nessuno Tocchi Caino. Grazie, ma io vorrei partire da alcune considerazioni intanto sui dati che Antonio ci ha illustrato nel raccontarci il rapporto di Amnesty International.
perché quello che noto è che in fondo i primatisti per numero di esecuzioni nel mondo, hai parlato di Cina, di Iran, di Iraq, di Arabia Saudita, poi certo anche gli Stati Uniti, però farò una considerazione a parte sugli Stati Uniti, sono tutti paesi in cui non c'è democrazia, non si può parlare di Stato di diritto. E quindi questo è indubbiamente un punto di riflessione per me importante anche nel come approcciare una battaglia per l'abolizione della pena di morte, che a mio giudizio deve essere inclusa in un discorso più ampio di sostegno, di rafforzamento di quelli che sono i principi dello Stato di diritto e della democrazia. Perché faccio un discorso a parte per gli Stati Uniti? Perché in fondo, anche da quello che tu hai detto, comunque negli Stati Uniti, che sono comunque, per quanto discutibile, una democrazia, l'opinione pubblica conta davvero, e il processo che sta portando a una progressiva riduzione del numero delle esecuzioni capitali, che noi registriamo ormai costantemente negli anni, ma anche ad un costante aumento anno dopo anno di stati della Federazione Americana che decidono di abolire la pena di morte, fa sì che, pur essendo il quinto diciamo nella graduatoria, abbia questa peculiarità che lo porta fuori da quello che stavo dicendo, cioè dell'importanza di concepire una battaglia per l'abolizione della pena di morte nell'ambito di un discorso più ampio sulla necessità, che io avverto sempre più urgente, dell'affermazione dei principi dello Stato di diritto. E questo è un discorso che in fondo riguarda anche noi. Noi Italia, noi cosiddette democrazie, che purtroppo stiamo vivendo un processo, un momento in cui, così come c'era il socialismo come idea anche nobile, anche positiva, che poi abbiamo visto tradursi nel socialismo reale, così noi paesi occidentali cosiddetti democratici in realtà da quella che è l'ideale di democrazia sempre più ci avviciniamo a una democrazia reale. Da questo punto di vista io credo che anche l'Italia, che sicuramente ha portato nel mondo la battaglia per l'abolizione, per la moratoria della pena di morte, però una riflessione la debba fare. Ha giustamente richiamato l'attenzione il senatore Lo Giudice sull'urgenza di affrontare anche l'abolizione dell'ergastolo, ma no, pur non avendo noi più la pena di morte, dobbiamo anche riflettere sul fatto che però, per le condizioni di strutturale tortura in cui versano le nostre carceri, e su questo siamo pluricondannati dall'Unione Europea, e il ritardo che stiamo accumulando nell'adeguarci a quelle che sono le richieste della sentenza Torreggiani, mi portano a dire: non abbiamo la pena di morte, ma abbiamo la pena fino alla morte. Per come si vive purtroppo nelle nostre carceri. E questa necessità di riflettere su chi siamo noi, su quello che è davvero lo stato di diritto del nostro paese, io lo ritengo importante anche rispetto a quell'interlocuzione stata richiamata da chi praticamente da tutti coloro che mi hanno preceduta, del dialogo con in sede anche bilaterale. E da questo punto di vista l'Iran e poi l'Iraq anche costituiscono il vero problema della pena di morte nel mondo oggi, perché in fondo, se c'è stato un aumento nel numero delle esecuzioni, è fondamentalmente per quello che sta accadendo all'interno di questi due paesi, rispetto ai quali comunque io ritengo che all'Iran siano da attribuire maggiori responsabilità, e credo che da quando si è insediato il cosiddetto volto buono del regime Rouhani, noi in realtà abbiamo visto che all'interno forse si è espresso il volto più crudele di questa teocrazia
burocrazia, perché il numero di esecuzioni è aumentato in maniera drammatica e terribile. Su questo, tra l'altro, io approfitto anche dalla presenza di numerosi parlamentari, è stato ricordato come in maniera molto pesante la pena di morte sia eseguita in Iran per reati di droga. Io credo che un'iniziativa parlamentare, attraverso un'interrogazione, una mozione, per fare in modo, come Nessuno Tocchi Caino, siamo impegnati con un'associazione britannica che si chiama Reprieve, a bloccare quei finanziamenti alla Organizzazione delle Nazioni Unite contro il crimine, che ha sede a Vienna, perché purtroppo ci sono dei programmi all'interno di questa organizzazione che destinano risorse alla repressione del traffico di droga, del consumo di droga, anche in quei paesi in cui questa repressione si esprime con le esecuzioni. E sono stati bloccati quindi finanziamenti a questo tipo di programmi, per esempio da parte della Danimarca, dell'Irlanda, dell'Inghilterra, e io credo che capire anche quello che noi come Italia stiamo dando e capire se queste risorse vanno a finanziare questo tipo di programmi sia molto, molto importante, perché occorre assolutamente, se così fosse, bloccare questo tipo di finanziamenti. Per le ragioni che ho detto, è evidente che è urgente e importante tenere alta e viva l'attenzione su questa battaglia. Io non ho dubbi che il processo abolizionista sia un processo irreversibile e ritengo che sia compito della politica continuare ad imprimere un'accelerazione a ciò che è inesorabile. La pena di morte sarà abolita, dipende da noi, dall'energia che ci mettiamo, dalle iniziative che mettiamo in campo, decidere quando, fare in modo che i tempi si accorcino quanto più possibile. Da questo punto di vista, l'occasione di nuovo del voto sulla risoluzione per la moratoria, che è stata la battaglia concepita da Nessuno Tocchi Caino e dal Partito Radicale ancora agli inizi degli anni 90, è indubbiamente una occasione molto importante che va colta. Io dissento un po' da chi ha detto che strategicamente bisogna riflettere se rafforzare il testo piuttosto che lavorare per far aumentare il numero di voti a favore. Io credo che si debba volere entrambe le cose. Da questo punto di vista, come Nessuno Tocchi Caino, ma il ministro Bonino era una proposta che aveva accolto, chiediamo che il testo sia rafforzato con l'introduzione di una figura di un inviato speciale delle Nazioni Unite sulla pena di morte. Perché questo? Perché se nel 2012 il testo è stato rafforzato nel paragrafo relativo alla richiesta di maggior trasparenza sui dati, sulle informazioni, sul numero di esecuzioni, di condanne, noi riteniamo che l'introduzione di una figura di inviato speciale rafforzerebbe ulteriormente questo punto della trasparenza, perché avresti una figura delle Nazioni Unite preposta a chiedere questo tipo di informazione. E effettivamente la trasparenza sui dati sulla pena di morte è il miglior deterrente alla pratica della pena di morte, perché ormai, diciamo, fatto salvo il caso dell'Iran, che magari se ne fa pure vanto di quanto è bravo a giustiziare, ma tutti gli altri paesi non vanno fieri del numero delle esecuzioni che compiono. Clamoroso è il caso della Cina: dal 2007 circa 10.000 esecuzioni all'anno, sono sempre stime, siamo scesi a circa 3.000, quindi un adeguamento di questo tipo dà l'idea di quanto poco, come dire, sia spendibile la carta del numero delle esecuzioni nell'ambito delle relazioni internazionali. Ma dico che si possono ottenere tutti e due i risultati, perché proprio in base all'esperienza che facevamo nel 2012, quando abbiamo chiesto di rafforzare il paragrafo sulla trasparenza, abbiamo visto che comunque siamo riusciti a raccogliere un maggior numero di voti a favore. Ci fu il record di 111 voti a favore, voti giunti prevalentemente da un continente magari considerato
poco, come dire, poco all'altezza degli standard dei diritti umani, che è l'Africa, ma che invece ha una serie di situazioni da cui costantemente emergono sorprese positive per la volontà di questo continente di far parte di un processo globale per l'affermazione dei diritti umani, qual è quello della battaglia per la moratoria e contro la pena di morte. Da questo punto di vista io approfitto ancora della presenza dei parlamentari per dire che in vista del voto del prossimo autunno e inverno a New York, noi faremo delle missioni in paesi target cosiddetti, perché abbiamo visto anche la volta precedente come l'aver fatto missioni in Sierra Leone, in Chad, in Repubblica Centrafricana, poi si siano tradotti in voti a favore. Di solito le missioni parlamentari si fanno magari per affari, per questioni economiche. Quando arriva una delegazione che chiede solo votate a favore della risoluzione contro la pena di morte, le stesse autorità, gli stessi governi, gli stessi parlamentari lo trovano sorprendente. È una lobby, diciamo, sui e per i diritti umani che davvero è efficace. E l'altra importante iniziativa, poi vi terrò informati su questo, è anche quella di organizzare la prima conferenza continentale contro la pena di morte in Africa, in Benin, perché, ripeto, l'Africa può dare un contributo molto, molto forte, molto importante a ancora più voti a favore di questo testo, che magari non è giuridicamente vincolante, ma la potenza politica, morale di un documento approvato dall'Assemblea Generale, che chiede peraltro la moratoria in vista dell'abolizione, quindi è uno strumento anche di dialogo con quei paesi che magari non sono ancora pronti ad abolirla subito, è davvero importante. Vi ringrazio. Grazie mille Elisabetta Zamparutti. Adesso abbiamo il presidente degli Iran Human Rights, quindi diritti umani in Iran, Cristina Annunziata. Cristina, mi scusi se io acquisirò dal video e da loro quello che dirai, perché purtroppo ho una delegazione della Siria. Scusa. Mi raccomando. Allora, io ringrazio Amnesty innanzitutto per l'invito, che ci ha dato la possibilità di parlare di pena di morte in Iran, quindi ci occupiamo soltanto di questo paese che, come ha accennato già Amnesty nell'introduzione, ha registrato il record di esecuzioni appunto purtroppo nell'anno 2013. Una brevissima presentazione dell'associazione Iran Human Rights, che è attiva almeno dal 2005, ha sede ad Oslo, e siamo ormai al sesto rapporto annuale sulla pena di morte in Iran, quindi Iran Human Rights è impegnata almeno dal 2009 nel documentare, nel redigere e poi diffondere, far fruire a livello internazionale il rapporto annuale in Iran, ovviamente anche in collaborazione con un'altra associazione non governativa che è Against Death Penalty in the World, quindi è l'altra associazione di cui Iran Human Rights si avvale per poter redigere e documentare. Attualmente io ricopro la carica di presidente di Iran Human Rights Italia, che invece è la sezione italiana dell'associazione, quindi che ha sede a Roma. Facciamo una premessa brevissima su quella che è la difficoltà nella documentazione del rapporto annuale, le difficoltà che gli attivisti, gli operatori e le associazioni non governative incontrano nell'entrare in questo paese, a cui spesse volte è fatto appunto divieto di fare ingresso, quindi nel redigere e raccogliere queste informazioni, perché ovviamente c'è una mancanza totale di trasparenza nelle procedure giuridiche, nel sistema giudiziario in generale appunto in Iran. Molti processi, come vedremo, soprattutto quelli per reati legati al narcotraffico, vengono eseguiti a porte chiuse, per cui non c'è assoluta possibilità di accedere. E quindi, date le condizioni comunque di estrema difficoltà, anche di rischio molto elevato per gli operatori dei diritti umani, chiaramente questo rapporto annuale non può essere, no, una testimonianza completamente e assolutamente esaustiva di quello che realmente è accaduto in Iran nell'arco del 2013, però possiamo comunque definirla una testimonianza il più realistica possibile, no, rispetto ai dati. Quindi questa premessa è necessaria per capire, insomma, che le condizioni di accesso e di documentazione non sono assolutamente facili, quindi questo va detto. Ovviamente il rapporto
rapporto si occupano soltanto di redigere e di elencare una serie di cifre, di numeri e di trend delle esecuzioni nell'arco dell'anno, ma anche di fare dei confronti con gli anni precedenti, quindi capire come l'andamento della pena di morte viene utilizzata appunto ancora nella Repubblica Islamica dell'Iran nell'arco degli ultimi anni, insomma dell'ultimo anno. Si concentra poi chiaramente sul fornire il più possibile dati sull'identità delle persone che sono state messe a morte, quindi sesso, età, gruppo d'appartenenza, soprattutto se i gruppi di appartenenza sono minoranze etniche o religiose, che sono il bersaglio, diciamo, principale della maggior parte delle esecuzioni segrete, come vedremo, e soprattutto di indicare, come dire, un andamento delle esecuzioni sulla base delle accuse e dei reati. E vedremo appunto che il traffico di droga, no, è in cima alla lista, diciamo, registra il numero maggiore è l'accusa, diciamo, più utilizzata per poter, tra virgolette, legittimare un'escalation davvero preoccupante, purtroppo, sulla pena di morte. Allora, le fonti che Iran Human Rights utilizza, come potrete vedere dalla slide, abbiamo un 56%, quindi quasi più della metà, 388 casi di esecuzione che vengono definite ufficiali. Con ufficiali intendiamo ovviamente notizie o esecuzioni che vengono rese note ufficialmente dalle istituzioni, dalle autorità iraniane, quindi tra esse includiamo il sistema giudiziario italiano, la polizia, l'ordine carcerario, agenzie di stampa nazionali e locali, quotidiani locali, quindi tutto ciò che viene direttamente dagli organi istituzionali della Repubblica Islamica dell'Iran. La restante parte, quasi il 44%, da Iran Human Rights sono appunto fonti non ufficiali. Ovviamente questo non significa che non sono state certificate, quindi sono esecuzioni comunque comprovate, confermate, certificate, ma vengono da tutt'altro tipo di fonti. Sono fonti che la stessa associazione utilizza come avvocati direttamente, oppure testimonianze oculari, parenti delle vittime, avvocati e anche fonti interne alle carceri. Quindi sono fonti che comunque sono state assolutamente confermate, ma non vengono direttamente comunicate o rese note, insomma, dalle istituzioni, dalle autorità. All'interno del rapporto di quest'anno, dell'anno scorso, di 2013, non sono stati inclusi 130 casi, perché non è stato possibile, no, valutarne, certificarne l'assoluta veridicità. Quindi in caso di dubbio 130 casi sono rimasti, diciamo, fuori dal computo. Allora, qui abbiamo uno schema, un grafico che comunque ci dà un dato allarmante e disarmante, cioè le esecuzioni annuali in Iran dal 2005 al 2013, quindi negli ultimi 9 anni vedete che nel 2013 si registra il picco più alto, quindi abbiamo proprio il record di esecuzioni, 687, quindi sono quelle rese note, quindi nel numero di 687 Iran Human Rights intende esecuzioni approvate, certificate, sia da fonti ufficiali che da fonti non ufficiali. Quelle che vedete in rosso, solo 130, sono quelle di cui abbiamo accennato prima, quindi di cui resta un punto interrogativo e quindi non sono state incluse. Quindi capite che proprio nell'anno del 2013, nell'alto, diciamo, di una svolta importante a livello politico, ci sono state le elezioni presidenziali che hanno visto Rouhani come il nuovo presidente, c'è un aumento notevole e purtroppo anche allarmante rispetto al 2012, quindi non si è mai registrato, anzi forse non soltanto a partire dal 2005, ma dagli anni 90, quindi possiamo dire tranquillamente che nell'arco degli ultimi 15 anni, nel 2013, si è raggiunto il picco più alto di esecuzione. Ti interrompo un attimo, sì. È un caso che l'Iran sia uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio, in base al ragionamento che facciamo all'inizio? No, adesso, insomma, confrontando i dati, no, vedremo che purtroppo il traffico di droga è proprio al centro di questa sorta di legittimazione, no, delle istituzioni per promuovere questa escalation di morti e di esecuzioni. Nel grafico che vedete invece il nuovo, c'è una distribuzione invece mensile nell'arco dell'anno 2013, quindi vedere come il trend delle esecuzioni ha, vedete, un abbassamento notevole nel mese di marzo, che è il mese in cui in Iran si celebra il Nowruz, no? Il capodanno persiano, quindi una festività importante, quindi c'è una significativa diminuzione dell'esecuzione. Altra significativa diminuzione, giugno. E giugno è proprio il mese delle elezioni presidenziali, questo perché è molto facile stabilire, come dire, un'analisi di questa un'analisi politica più che altro. Chiaramente l'attenzione del mondo, della comunità internazionale in quel mese era completamente focalizzata sull'Iran, e quindi chiaramente non c'è stata questa drastica diminuzione delle esecuzioni. Quindi questo a sottolineare ancora di più quanto poi c'è un legame estremamente forte tra gli avvenimenti politici che accadono in Iran, a partire almeno dal 2009, quando ci sono state le prime proteste, e quindi la forte repressione post-elettorale, e il numero di esecuzioni, perché ancora una volta vengono utilizzate come strumento per diffusione, per diffondere il terrore, quindi per prevenire
no? Possibili manifestazioni comunque di movimenti di dissidenza all'interno della società civile. Vedete che dopo il mese di giugno, quindi nei 6 mesi restanti dell'anno, il picco continua ad aumentare. Colori diversi, il verde per quelli ufficiali, quelle in giallo, quelle non ufficiali, però ricordiamoci sempre la distinzione che abbiamo fatto nella premessa, parliamo comunque di esecuzioni che sono state confermate e certificate, ma c'è semplicemente una distinzione rispetto alle fonti che Iran Human Rights utilizza. Il grafico qui in breve ci fa vedere appunto il picco in diminuzione appunto nel giugno e poi vedete il picco di nuovo appunto purtroppo che risale nei mesi successivi all'elezione di Rouhani. E infatti qui abbiamo un altro schema molto più significativo, le esecuzioni appunto prima e dopo le elezioni presidenziali. Vedete, il 32% si concentra a ridosso, quindi nei mesi precedenti, prima che le elezioni presidenziali avessero luogo, il 68% delle esecuzioni avvenute nel 2013 sono avvenute nei 6 mesi successivi all'elezione del presidente Rouhani. Questo ovviamente non collegando una diretta responsabilità al nuovo presidente, che diciamo ha anche meno peso, no, a livello legislativo, però è veramente paradossale che anche in un momento, tra virgolette, anche di distensione di rapporti, di dialoghi, no, bilaterali con l'Iran, perché dall'elezione appunto di Rouhani c'è stata questa sorta, no, di non solo di distensione significativa di rapporti, ma sono iniziati appunto i dialoghi che hanno riguardato il nucleare, e quindi in un momento quasi di riavvicinamento, no, dell'Iran ai governi occidentali, invece si registra un picco molto più elevato, una concentrazione ancora maggiore di esecuzione, quindi questo è un punto su cui riflettere in maniera significativa. Nel computo delle esecuzioni 687, appunto, ripetiamo, 59 esecuzioni sono avvenute in pubblico, e questa è un'altra nota dolorosa e veramente atroce, purtroppo, della Repubblica Islamica dell'Iran. Nella slide vedete che tra queste 50 esecuzioni avvenute in pubblico, quindi alla presenza di folle, negli stadi, nelle piazze pubbliche, soltanto un solo condannato è sopravvissuto, e qui abbiamo in successione proprio anche la scena drammatica del salvataggio, perché è stato perdonato pochi minuti prima dai parenti della vittima, e quindi c'è stato un salvataggio in extremis del condannato. Però 59 esecuzioni avvenute in pubblico sono un dato estremamente allarmante. Qui nella slide vediamo bambini che assistono all'esecuzione, anche questa è, come dire, un elemento che fa parte della quotidianità all'interno delle esecuzioni, quindi questa sorta, no, di cultura che viene quasi imposta, la cultura quasi al terrore, no, ad abituarsi a queste scene. E una segnalazione comunque importante sui metodi che vengono utilizzati ovviamente per le esecuzioni, anche e soprattutto per quelli in pubblico: soffocamento, lento strangolamento. Questo perché la maggior parte delle esecuzioni avvengono per impiccagioni. Per impiccagione si utilizzano due metodi: o un sollevamento purtroppo del condannato a morte tramite una gru, come vediamo in questa scena, o comunque il condannato viene posizionato su un supporto che poi gli viene sottratto, no, dal di sotto, per cui ovviamente la morte sopraggiunge anche dopo diversi minuti, dopo diversi istanti, quindi non è una morte immediata, e anche qui si incorre in un'altra gravissima violazione, perché siamo proprio ai limiti, no, nel reato quasi di tortura, quindi tortura preceduta poi dalla morte certa che arriva. Allora, per quanto riguarda invece i reati e le accuse a cui sono maggiormente collegate le esecuzioni nell'arco del 2013, vedete dal grafico che il 60% delle esecuzioni del 2013 sono legati a reati per il traffico di droga, circa il 60%. Qui vediamo un grafico che però è riferito soltanto alle esecuzioni ufficiali, quindi quelle ufficialmente rese note dalle autorità iraniane. A seguire quelle per assassinio, il 14% per violenza sessuale, però in queste vanno anche inclusi reati legati, no, alla vita sessuale in generale, quindi sodomia, omosessualità e quindi tutti gli altri reati a cui si faceva riferimento prima, sia nella relazione di Amnesty che degli altri deputati. Resta la percentuale minore, 6% di muore beh. Questo è un reato che letteralmente significa ingaggiare guerra contro Dio, e che spesso viene imputato agli attivisti, agli dissidenti politici o comunque a gruppi di appartenenza che portano avanti un attivismo anche militante, no? Come i gruppi per la liberazione del Kurdistan, no? E che vengono assolutamente banditi dall'Iran, e spesso questa è l'accusa che viene mossa nei confronti appunto di queste persone. Recentemente c'è stato un cambio,
c'è stato, come dire, una sorta di modifica del codice penale islamico, e si affianca al reato di Morebbe un altro reato che è definito appunto corruzione e ribellione in terra, e questo per giustificare tutte le accuse di attentato alla sicurezza nazionale, manifestazioni non consentite, raduni, no? E in questo modo si vanno a colpire tutte quelle categorie di attivisti, difensori dei diritti umani, attivisti politici che sistematicamente dal 2009 poi sono finiti in carcere. Quindi va aggiunto questo reato che, come dire, ha rafforzato in qualche modo questo aspetto del codice penale islamico, e quindi non ha abolito assolutamente tutta una serie di provvedimenti precedenti, anzi ha rafforzato il reato di Morebbe affiancandoci anche il reato di corruzione in terra. Per quanto riguarda invece un numero complessivo delle esecuzioni, quindi includendo sia quelle ufficiali che quello non ufficiale, resta comunque il numero più elevato di esecuzioni resta comunque legato al traffico di droga, quindi vedete 48%, e abbiamo la stessa successione: assassino, appunto, reati legati alla violenza sessuale, Morebbe, e una percentuale resta sconosciuta nel senso che non sono pervenute le accuse, insomma, quindi rimane. Allora, il traffico di droga, che rimane la nota più dolente nel rapporto annuale, pensate che solo 328 persone, quindi quasi più o meno la metà di quelli messi a morte nel 2013, sono stati messi a morte per reati legati al narcotraffico. Qui le parole di Javad Larijani, che è il presidente della Corte Suprema iraniana, sono illuminanti al proposito. Infatti afferma appunto che il mondo dovrebbe essere quasi grato, no? Di questa sorta di, di questa sorta di purificazione di trafficanti di droga, perché grazie a questa escalation di morte, come dire, il reato in qualche modo viene viene perseguito in questo modo. Ed è qui forse che, riallacciandomi anche a quello che l'associazione, appunto, Nessuno Tocchi Caine, ha detto prima, c'è un'agenzia delle Nazioni Unite che l'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa della droga e del traffico di droga e della prevenzione della criminalità, che riceve, no, che stabilisce dei programmi internazionali e poi riceve ovviamente dei finanziamenti dai paesi europei, che quindi contribuiscono alla lotta internazionale contro la droga. Molti di questi paesi hanno appunto interrotto questo finanziamento, come la Danimarca, l'Irlanda e anche recentemente la Norvegia, e quindi forse un punto su cui insiste, no, in maniera dovuta, è proprio chiedere che, pur continuando questa collaborazione in qualche modo con l'Iran, ma venga messa come base imprescindibile una moratoria sulle sentenze capitali che riguardano chi viene accusato di droga, perché in questo modo si legittima, no, indirettamente la Repubblica Islamica dell'Iran a proseguire su questa via, no, di esecuzione di condanne capitali. E infatti negli ultimi 4 anni vediamo che nel 2013 si registra una lieve diminuzione, quindi 328 rispetto alle 439 esecuzioni dell'anno precedente, però per compenso vediamo che nel 2013 c'è un picco di esecuzioni, 148, per reati legati, appunto, reati di omicidio. Concludo con le ultime slide. Qui abbiamo un parente di una vittima che materialmente segue la condanna, perché per reati per omicidio è possibile dare al parente della vittima la possibilità, no, di rivendicare in qualche modo il reato, quindi qui abbiamo un'immagine. E altro problema sono le minoranze, appunto, etniche. In questo caso 4 attivisti arabi della città di Ahvaz, che si trovano nel sud dell'Iran, sono stati messi a morte e ovviamente non soltanto non è stata comunicata nessuna informazione prima né agli avvocati né ai parenti, e addirittura poi le salme non sono state restituite, quindi rientrano queste 4 esecuzioni in quelle segrete, in quelle assolutamente non rese note, che infatti vanno a colpire per la maggior parte proprio i gruppi che appartengono a queste minoranze etniche arabe oppure curde, come il caso purtroppo di Habibullah Golbarimpur, che è stato addirittura condannato dopo un processo lampo di 5 minuti, la sua condanna per Morebbe in questo caso, perché era, secondo le accuse, doveva appartenere appunto al Partito per la Libertà del Kurdistan, che è assolutamente bandito e considerato un'associazione terroristica in Iran. Anche in questo caso il corpo non è stato restituito ai familiari per il funerale. Quindi abbiamo un caso esemplare di un attivista politico che è stato condannato solo perché appartenente alla minoranza curda, che viene altamente osteggiata dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Altro elemento purtroppo doloroso è la condanna dei rei minorenni, cioè minorenni che hanno commesso il reato quando ancora non hanno compiuto 18 anni. L'Iran ha ratificato la Convenzione Internazionale del Bambino
e quindi in questo modo viola continuamente, no, qualcosa che è stato assolutamente sottoscritto e ratificato. A Dylan Human Rights sono giunte 8 segnalazioni, però sono stati certificati, no, soltanto 3 casi, direi, minorenni messi a morte, certificati perché l'associazione ha avuto la possibilità di arrivare ad analizzare le fonti in maniera diretta, quindi soltanto 3, diciamo, risultano ufficialmente confermate. Quindi in sintesi è uno schema che rapidamente, diciamo, riassume tutti i dati purtroppo allarmanti di quest'ultimo, del recente anno: 687 esecuzioni, quindi il picco più alto degli ultimi 9 anni. Metà di questi casi sono stati resi noti ufficialmente dalle autorità iraniane, e la cosa disarmante è che 458 esecuzioni sono avvenute nei mesi successivi alle elezioni presidenziali. 331 restano le persone condannate e messe a morte per narcotraffico, 148 per omicidio, 30 donne messe a morte e, come vi dicevo prima, 3 rei minorenni, ma sono soltanto i 3 casi certificati perché in realtà sono giunte 8 segnalazioni. Pensate che al di fuori di questo computo ci sono 299 esecuzioni, quindi un numero altissimo, che invece sono avvenute in segreto assolutamente, che vanno a colpire soprattutto le minoranze etniche. Quello che possiamo fare, appunto, è come la comunità internazionale può reagire e in che modo può imprimere una svolta significativa, e sicuramente quello di porre i diritti umani, soprattutto la questione della pena di morte, in qualsiasi tipo di dialogo e nell'agenda politica, soprattutto in questo momento di distensione dei rapporti con l'Iran, in questi dialoghi bilaterali. E di qualche giorno fa la risoluzione del Parlamento europeo, proprio del 4 aprile, è stata promossa una risoluzione proprio che sottolinea assolutamente la necessità di porre in cima alla lista, in cima all'agenda del dialogo politico, i diritti umani. Quindi si sollecitavano tutti i parlamentari funzionali, gli organi istituzionali dell'Unione Europea a sottolineare la necessità, no, del rispetto dei diritti umani nel relazionarsi all'INA. E 3 punti che vanno assolutamente, su cui assolutamente bisogna fare pressione e incidere, sono le esecuzioni pubbliche, quindi promuovere assolutamente, cioè chiedere e pretendere che ci sia uno stop a questa escalation di orrore che poi avviene pubblicamente in Iran, il problema delle condanne a morte per i rei minorenni, perché l'Iran comunque viola una ratificazione che ha sottoscritto, quindi una convenzione che ha sottoscritto, e poi il discorso che abbiamo fatto prima a proposito della lotta al traffico di droghe, quindi porre come condizione imprescindibile, no, in questa collaborazione con l'Iran, il fatto che venga accettata una moratoria sulle sentenze capitali legate al traffico di droga. E ovviamente si chiede anche alle Nazioni Unite, non soltanto ai governi dell'Europa, all'Italia in particolare, che l'Iran consenta l'ingresso del relatore speciale delle Nazioni Unite, Ahmed Shaheed, che non è mai potuto entrare a mettere i piedi nel paese per poter, appunto, supervisionare la reale condizione dei diritti umani, quindi ovviamente la pena di morte in Cina a tutto questo. Grazie, scusate se mi sono dilungata. Grazie a Cristina Annunziata, Presidente di Iran Human Rights. Abbiamo quasi finito il tempo a disposizione. Io vorrei che il Presidente di Amnesty Italia terminasse dicendo in pratica che cosa può fare un cittadino, un giovane o meno giovane, per aiutarvi, al di là di firmare gli appelli online, al di là magari per chi ha qualche euro in più di fare un'offerta, ma so che avete filiali, sedi, uffici attivi. Cosa può fare un cittadino normale per darvi una mano, Presidente? Ma Amnesty International è uno strumento che è a disposizione di chiunque voglia attivarsi per proteggere, per promuovere, per proteggere i diritti umani, e nello specifico, vista l'occasione, per impegnarsi contro la pena di morte. È uno strumento a disposizione di tutti ed è soprattutto un'organizzazione di persone, un'organizzazione che svolge attività di ricerca di qualità molto elevata, perché insomma la credibilità di Amnesty è la condizione della sua efficacia, però allo stesso tempo è un'organizzazione fatta di attivisti, quindi di persone che ci contattano. È facile farlo: www.amnesty.it, sono indicate tutte le modalità per partecipare alle nostre attività. C'è anche la mappa degli uffici, delle circoscrizioni, sì, regionali, tutti i luoghi in cui siamo presenti sul territorio italiano, che sono molti. Aggiungo che
Iscriversi ad Amnesty significa, se si vuole, partecipare, se si ha tempo, se si ha voglia, se si ha disponibilità, se no comunque darci un sostegno morale ed un sostegno economico. Non è molto impegnativo economicamente iscriversi ad Amnesty, però visto che noi non abbiamo finanziamenti da governi di alcun tipo, abbiamo delle regole severissime per quanto riguarda le donazioni dalle aziende, la nostra forza sta proprio nel sostegno delle persone che si iscrivono, ci sostengono politicamente ed economicamente, e se vogliono diventano anche attivisti. Quindi ringrazio dell'opportunità di fare questa comunicazione. Certo. Amnesty International fa parte di quelle organizzazioni che sono chiaramente totalmente apartitiche, apolitiche, qui non si tratta di essere di uno schieramento di nessun tipo, ogni cittadino ha in mano un potere molto forte di determinare la direzione in cui andrà il futuro, semplicemente decidendo su che cosa impegnarsi, decidendo anche come consumare criticamente. Qui abbiamo delle possibilità di incidere sulle politiche internazionali, e nella stessa maniera lo possiamo fare con il consumo critico, quindi la finanza etica, il commercio ecosolidale, l'energia elettrica etica, eccetera. Quindi io concludo questa conferenza invitando tutti i cittadini a informarsi, leggere, andare in cerca delle opzioni migliori, perché al di là della politica molte cose si possono fare nel mondo civile. Ringrazio tutti per la presenza e spero che ci potremo rivedere presto. Grazie a tutti.